Prima di iniziare col video, volevo informarvi che l'8 dicembre mi troverete il pomeriggio a Trento, in piazza Rovereto, e la sera a Bormio, al Bormio Fest, dove farò un DJ set, quindi se siete in zona mi raccomando non mancate. Troverete in descrizione tutte le informazioni che vi servono. Buona visione. Buongiorno amici, all'età di 21 anni, perché sì ragazzi, ho 21 anni, nonostante tanti pensano che abbia 30 anni, non ho ancora purtroppo preso la patente. E questo è dato dal fatto che non ho tantissimo tempo libero e due... cioè a dire che sono anche un po' pigro, perché infatti per il fatto che la macchina non mi serve non ho mai avuto voglia di farla. Però sono arrivato alla conclusione che la patente serve, perché ad oggi se avessi avuto la macchina sicuramente avrei fatto più video e più viaggi. E quindi per rimediare in questo video ho deciso di andare alla motorizzazione di Roma per iscrivermi. Però purtroppo non è andata molto bene. La cosa è questa: se avessi avuto la macchina sicuramente sarei andato lì da solo, anche se in realtà non vado a fare la patente se c'ho già la macchina, cazzo. Quindi quello che devo fare è chiedere alla mia migliore amica se mi può accompagnare per questa esperienza. Ora non risponde perché o sta all'università o sta ancora dormendo. Spero che la risposta sia la seconda, così la svegliamo e andiamo a fare sta cazzo di patente. La mia forza agile per stare su dei piedi è incredibile. Buondì. Buongiorno. T'ho svegliato? Più o meno. Io sto fuori casa tua, ho una sorpresa per te, quindi se poi scendi, prendi i cavi della macchina e vieni qua. Ok, 2 minuti. Bene, ciao. Ci avete presente i 2 minuti di giada? Ecco, sto qua da mezz'ora. Buondì! Buongiorno! Ah, la buonora! Insomma, dove stiamo andando? Alla macchina? Andiamo poi. Penso io. Ci pensi te a guidare, ma ci penso io a dirti dove? Tu dormi all'università tra mezz'ora. 10 minuti e si fa tutto. Va bene, ma ti devo pure riaccompagnare a casa, sennò non faccio il tempo. Oh, vediamo. Che lezione c'hai stamattina? Epistemologia. Rimedia, ma qua in zona. Sì. Easy. Qui a sinistra, destra. No. Sì. Come sì. No? Tudor. Non lo so leggere il navigatore. Vai a destra, vai. Ok. Non puoi guardare. Ok, mi fido. Ma sì, ma qua dice 3 minuti. Devi fidarti di me, ok? Io non mi sto fidando di te. Te la insegno io l'etimologia. No, epistemologia, etimologia. Hey now. Io ho già problemi di copyright, che tutti i miei video non vengono monetizzati. Se ti ci metti anche te, lasciamo Jack proprio. Sono quasi arrivati, eh? Mm-hmm. È qua dietro proprio, Dritto. Tudor, questa è la tangenziale, mi spieghi dove è? Perché mo appena è usciamo qua e si arriva. Ma praticamente andando fuori Roma. Dash. Uscita verso? Verso destra. No, intendo verso che via. Non te lo dico. Tudor, è la salaria. Sì, sì. Cosa che c'hai tu in più di me? Che c'ho io in più di me? A parte tutto quanto, cosa che c'hai in più di me? La macchina, sicuramente. Cos'è una cosa che tu mi dici sempre? E tu dai, ma tu ti allora, fatti la patente? Allora, prima cosa io vorrei dire che questo è un rapimento. Questo è proprio un rapimento. Tu mi dici sempre, non c'hai la patente, ma che palle, a 21 anni non puoi non avere la patente. E infatti ragazzi, quest'oggi, grazie a Giada, andremo a farci la patente. Felice? Sì, alla grande. E quindi l'università oggi mi sa che salta. Mi sa proprio di sì. Ti insegno io l'etimologia dei media. Epistemologia, ancora con quello questa etimologia. Tudor, c'è traffico. Ma è colpa mia. Dove devo andare dritta, no? Mula, sai te la strada, spero. Precisamente, cosa ti sarei sorpresa quando ti ho detto che ti avrei fatto una sorpresa? Vabbè, che ne so, magari una colazione. Prima mamma. Possiamo farla? Alla motorizzazione di Roma. Fantastico. Scusi, per iscriversi. Qua? Ah, ok. Perfetto. Volete le informazioni o avete già tutto pronto? Tutto pronto. Cosa serve? Ah, dovete prendere le informazioni. Che patente volete prendere? La B. Quella per la B. Io in teoria ho già tutto. Cosa serve? Come il documento? Mi serve il certificato medico, la fotocopia, tutto quello che sta scritto qui. Scusa. Abbiamo un problema, è che non lo sapevo. Mi dispiace. Non sta bene. Cosa serve? 2 foto recenti. E le facciamo. Un certificato medico che non hai, da un medico legale, che non hai di chi sei il medico legale. Vabbè, non c'è un cazzo in pratica. Quando hai fatto la patente, ti hanno detto che devi portare. Ma io non sapevo che stava mandando qui Tudor. Cazzo, forse devo dirti che c'è un problema. Bene, quindi che facciamo? Io volevo la patente, Giada. Ah, perché tu pensi che sia una cosa così, capito? Non puoi pretendere di andare alla motorizzazione e avere la patente. Brava. Sai che hai messo un piatto là sopra? Perché... Aspetti, queste riprese che dove mandi? No, è per mamma. Ah, devi sapere tu stato. Perché pensavo di non tornarci mai più in questo posto infernale. Invece... Invece non solo sei tornato, ci ritornerai anche la prossima volta.
E come ci arrivo io qua? Devi accompagnare da qualcun altro. Chiama Pietro. Vado a fare l'esame della patente, faccio il video. Ho fatto la patente. Dammi un attimo la tua patente. Così faccio la copertina di Kickbait. Almeno due persone si guardano il nostro video. Raga, mi dispiace, l'avrei fatta. Ho anche studiato, ma non è stata colpa mia. Così siamo molto chiusi in più. Come potevi pretendere di venire qua senza aver studiato? Perché non hai studiato. Io ho studiato. Ragazzi, 50.000 like farò il video. Magari assieme a Giada, se gli va, dove faremo il test della patente. Dove farò anzi il test della patente. Ma non ti puoi iscrivere senza certificato medico. Oddio. E io non sono avevo il certificato medico, le foto e i bollettini. Io non ho neanche il documento. No vabbè, ma di che cosa stiamo parlando? Infatti quale sarà la nostra prossima meta? Andare a fare il documento. Mi spiace. No dai, ma io non posso partire da autista privato mentre devo fare... Ti offro la cena stasera, ti offro la cena. Vabbè, serio? Sì. Sì che sono serio. Devi andare a fare adesso il nuovo documento. Devo fare la denuncia del vecchio. Cioè quindi dobbiamo pure andare alla stazione di Caramba. Sì. Buongiorno. Diga. Devo fare la denuncia per lo sbarimento del documento. Che strada devo fare? Cosa mi conviene? Di qua o di qua? Non lo so. Comunque denuncia fatta ragazzi. Adesso io al municipio hai rifare la carta d'identità. Per poi andare a rifare poi nella prossima volta, prossimo mese, la patente. Sì ma non ti accompagnerò io stavolta. Vedremo. Guarda, io non ho le foto. Se tanto devo fare la carta d'identità nuova, tanto vale fare la figa, no? Sei orribile. Non me l'accetteranno mai. Sei orribile così. Uno, due e tre. Questa ha vinto, questa. Ale. No, io non voglio dire perché... No, perché non mi fa ridere. Perché sono sicura che... Dai, Tudor, ma guarda, ma sei indecente. Ma a parte non sei una persona seria, ma non lo sei proprio nella vita, prima cosa. No, non puoi andare in giro così. È carinissimo. No, ma non ti arresta. È carinissimo. Se ti fermano, la gente ti arresta per una foto del genere. È orribile. No, non è andata, è orribile, la rifacciamo. Non posso farla col cappello. Facciamo ma senza codino. Va bene. Chi paga? Ah, cazzo. Vai. Rifacciamola poi, questa va bene. Non lo so, puoi andare la foto? No, tu, è orribile pure questa. Grazie per essere venuto. Grazie amici. Allora, carta d'identità. Passa la tessera sanitaria. Non ce l'ho. Passa la tua. Abbiamo smarrito una carta d'identità e dobbiamo quindi rifarla. Questa qua è la foto. È orribile. È carina. Sono i miei capelli purtroppo. No, 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 come devi fare? Come devi fare? Il documento che te vale 10 anni. Non fai con ciò. No, io firmo, non mi interessa però. Io lavoro in un ristorante giapponese, quindi questo qua è il dress code che dobbiamo avere nel ristorante. Ho capito, tu. Uno. Pensa, devo fare un documento che vale 10 anni. Ma secondo me guarda, lui non ci sta proprio con la capoccia. Lo faccio col dress code del Japanese team. Oh, lavorare Mac che te fai? Anzi io gliela farei vedere proprio per sempre, così quando ci avrai figli gli farei vedere questa cosa. Bravo, applauso. Imbarazzante. Questo video ragazzi non ha nessun senso, però questo può essere il primo episodio della Road to Patente. Questa nuova serie dovranno prendere la patente. L'obiettivo è prenderla entro il mio compimento di 22 anni, ovvero maggio 2019. Mi mancava una nuova serie sul canale, Lo sapevo. Io ragazzi spero che questo vlog un po' chittato vi sia piaciuto. È la prima volta in realtà che faccio un vlog tipo questo qua, senza nessun tipo di editing, drone o altro. Però niente, mi sono divertito un sacco quel giorno. Spero che vi sia divertito anche voi a vedere questo video, a vedere anche il mio lato quotidiano di come io sono disorganizzato e rincoglionito. Detto questo, in questi giorni a Roma, oltre a questo video qua, ho fatto anche un altro vlog un po' più serio, con tanto di drone e tutto quanto. È venuto molto molto bene. Credo che uscirà domenica sul canale. E niente, noi ci vediamo in prossimo video. Seguitemi su Instagram qua Klaus per vedere i miei prossimi viaggi. Tra l'altro ne farò uno domani anche, quindi andate a seguirmi. E niente, non mancate l'8 dicembre a Trento e a Bormio. Vi aspetto lì. Bella. Sai cosa ho fatto a Roma in questi giorni? Go-kart. Ho rifatto la carta d'identità. Oh mio Dio. Ma non ti fanno passare da nessuna parte questi capelli. Sembri tipo il Grinch misto a Pippi calze lunghe. Compro qualcosa di illegale su internet. Grazie. All I see is you.